Insomma, la Croazia ci riprova. Benvenuti in un'altra puntata di Agricoltura Veneta. Parleremo del Prošek. Il Prošek è una denominazione che appunto l'altra parte dell'Adriatico sta cercando di promuovere all'interno dell'Unione Europea. C'è stata subito un'alzata di scudi da parte ovviamente del movimento del Prosecco. Ma è proprio vero che queste denominazioni possono far male a un movimento che è conosciuto in tutto il mondo. Siamo venuti qui in mezzo alla grava del Piave a parlarne con un'azienda che da sempre produce vino e vino di ottima qualità, tra le prime a fare anche il biologico. Siamo alla Jara, siamo a Rettezze di Vazzola e siamo con il direttore Giovanni Iaconis. Buongiorno. Intanto partiamo da questo Prošek, ma veramente può dar fastidio al Prosecco? Il Prošek forse è quello che meno darà problemi al Prosecco, perché innanzitutto è una tipologia di vino che non è uguale al Prosecco, perché è un vino passito, ha una gradazione alcolica dai 14 ai 16 gradi, ha un residuo zuccherino che va da 100 a 120 mg per litro, ma io credo che altre denominazioni simili a questo Prosecco sounding ci creano problemi. Per esempio i frizzanti tedeschi, che hanno tutti questi nomi, Prisecco, Marsecco, Appelsecco, che sono addirittura fatti anche con le mele, con le pere, ma che hanno un'identificazione, un'identità proprio del frizzante, addirittura con la legatura spago. Ecco, questo secondo me è da combattere più che il Prošek, che non ha assolutamente niente. Noi dobbiamo dare un messaggio, dobbiamo far capire cos'è il Prosecco e cosa sono le altre cose. E poi è chiaro, facciamo qualità, facciamo un Prosecco, diamo questo messaggio del Prosecco che è fatto con uva glera. Bisogna lavorare su questo. Ecco, proprio di questo parleremo subito dopo i titoli. La Croazia torna a chiedere riconoscimento europeo per il suo Prošek, che subito in Veneto e Friuli si mobilita il mondo del Prosecco. Ma c'è davvero paura di plagio per un vino dolce, corposo e di alto tenore alcolico? Da una scommessa visionaria sull'ambiente, l'esempio di un'azienda da 5 milioni di fatturato annuo. Dalle grave del Piave, il Prosecco della Giara rigorosamente biologico che ha conquistato tutto il mondo. Piantumazione nei vivai per le barbatelle della cooperativa di Rauscedo, terreno, lavorazione e qualità in sana concorrenza tra soci, il successo degli innesti che costituiscono le vigne in ogni continente. Manifestazione della Coldiretti in Laguna per la regolamentazione dei cinghiali tra caccia di selezione, sterilizzazione e introduzioni di lupi, un problema non solo per l'agricoltura ma per l'intero equilibrio idrogeologico del Veneto. Da pianta selvatica e fastidiosa a idea geniale della natura copiata dall'uomo con il velcro. Con Renzo Gatto scopriamo le virtù della bardana, ottima cura per l'acne e gli arrossamenti della pelle. Dalla bunea alle teste, dal corno al libretto della spesa e del baratto, con Ivano Camarin del gruppo folcloristico trevigiano ricordiamo l'antico ma sempre moderno mestiere del fornaio, quando nelle famiglie in una sola ciotola c'era il companatico per tutti. E allora parliamo di qualità nel Prosecco, partendo da una barbatella di glera della nuova produzione qui alla Jara. E siamo con uno dei proprietari, ovvero Massimo Marion. La qualità nel vostro biologico da dove parte? Parte innanzitutto in campo, poi in cantina noi applichiamo il massimo della tecnologia per arrivare a un prodotto finito che mantenga la sua genuinità al 100%. Ma da dove nasce l'idea del biologico? Ho trascorso la mia infanzia praticamente in campagna, mio nonno aveva una stalla, un allevamento di cavalli. Nonno Pietro. Avevamo bisogno di alimenti per le bestie e mio nonno mi diceva sempre: questo appezzamento qui non va bene perché le bestie sentono i prodotti trattati chimicamente, perché stavano adiacente a qualche vigneto, e da lì è partita l'idea di produrre qualcosa di genuino, di naturale. Ma è vero poi che lei è costato molto, già fare il biologico c'è una perdita del 40%, se non ho letto male, rispetto a una produzione convenzionale. Possiamo dire anche tante volte ho perso anche tutto il raccolto, però la mia tenacia mi ha portato a, diciamo, averla vinta, e adesso abbiamo un prodotto eccezionale. Ecco, cosa vuol dire fare biologico? Bisogna essere praticamente a stretto contatto con la natura, di conseguenza il monitoraggio continuo in campagna, e da qui poi quello che è il discorso trattamenti, cioè noi aiutiamo le piante a difendersi dai parassiti, cercando di innanzitutto tutelare gli insetti predatori, che sono quelli che gestiscono un po' il vigneto da eventuali insetti nocivi per la pianta, e in certi contesti adoperiamo dei prodotti naturali per difendere la pianta da malattie. Quindi niente chimica, insomma. Assolutamente no, la chimica
chimica non esiste, la chimica è tabù qua. Il problema più grande che noi riscontriamo è il problema della peronospora, che combattiamo con solo rame e zolfo. Vale per i trattamenti e vale anche per le concimazioni. Sì, come concimazione adoperiamo solo prodotti naturali che derivano da allevamenti di vacche da latte. Senta, ma tutto questo riesce a creare volumi aziendali, oppure chi fa il biologico è costretto a rimanere sempre piccola azienda? L'importante è la gestione, quella che poi regna è l'esperienza, e questa la si fa in campo e non ci sono alternative. Allora adesso andremo a vedere le dimensioni di questa azienda subito dopo le notizie. Contenere il proliferare di cinghiali con una caccia di selezione affidata al personale formato e sotto il diretto controllo delle prefetture, e dare l'autorizzazione agli agricoltori di accordarsi con i cacciatori per intervenire sui propri fondi agricoli. Sono queste le richieste immediate della Coldiretti del Veneto per combattere la vera e propria invasione di cinghiali nella nostra regione, rese pubbliche durante la manifestazione a Venezia di giovedì scorso. Un problema non solo agricolo con la devastazione delle coltivazioni, ma anche idrogeologico, in quanto i branchi smuovono i terreni in collina che poi tendono a dilavare verso valle, con l'inevitabile rischio frane. Parmigiano Reggiano e Grana Padano insieme per dire no all'Europa sul Nutri-Score, ovvero la tabella sulla salubrità dei prodotti alimentari che metterebbe il bollino rosso su queste due eccellenze della tavola italiana. Per questo, per la prima volta, i due più importanti consorzi di tutela di formaggi grana, quello del Grana Padano e del Parmigiano Reggiano, si sono riuniti in un consiglio di amministrazione congiunto per mettere in atto iniziative finalizzate al rispetto delle nostre eccellenze e di chi vuole acquistare in modo consapevole e informato, per osservare una dieta alimentare equilibrata e sana. Secondo le prime indicazioni, a trebbiatura ancora in corso, il frumento duro potrebbe registrare sotto il profilo quantitativo un recupero rispetto ai volumi produttivi degli ultimi due anni. Va ricordato che il frumento duro è materia prima di assoluta rilevanza per l'Italia, paese leader a livello mondiale per la produzione di semole destinate all'industria pastaria. Le prime proiezioni indicano un incremento del 10%, sebbene le percentuali di crescita risultino disomogenee a livello regionale. La produzione di frumento duro, nonostante l'incremento dell'offerta di quest'anno e il rallentamento della domanda di semola a causa Covid, permane comunque carente del 30% rispetto al fabbisogno nazionale complessivo. Ecco Massimo Mario, ci siamo spostati nella sezione di imbottigliamento per parlare delle dimensioni di questa azienda. La nostra azienda parte nel 1999 con i primi vigneti, siamo circa 5 milioni di fatturato e 1 milione di produzione di bottiglie. Il 98% va all'estero, l'80% è base spumante. Ma perché tenete le bottiglie in capannone? L'idea di mettere le bottiglie coperto evita che tra lo sbalzo termico tra il giorno e la notte non si creino della condensa all'interno, che poi scatena l'idea della muffa e eventuali batteri, e anche purtroppo dopo un risciacquo dell'imbottigliatrice. Anche questo è una delle caratteristiche per mantenere la qualità alta all'interno della bottiglia. E parlando di mercati esteri, qui vedo scritto Tokyo, quindi Giappone, direttore. Questo è uno dei nostri primi storici clienti che abbiamo fatto con Massimo. Me lo sono portato a Tokyo, e una fiera che era quasi inutile, ma abbiamo trovato il nostro più grande importatore giapponese. E qui abbiamo invece Finlandia, qui siamo in Scozia, qui siamo a Londra, poi abbiamo anche gli Stati Uniti, l'Olanda, quindi questa è l'Olanda, e qui poi un importantissimo cliente che è la famiglia Döller, una famiglia molto importante in Austria. Ecco, ma voi ad esempio avete anche la GDO, la grande distribuzione organizzata? Allora, noi non siamo tanto nella grande distribuzione, perché non è la nostra filosofia, perché noi facciamo una scelta di andare direttamente nei paesi e trovare un importatore importante. La scelta della Svizzera di trovare la Coop è stata casualmente, quindi come tante volte bisogna anche sfidare la fortuna. Però di solito la grande distribuzione tende ad abbassare il prezzo. Siccome la Svizzera tende ad avere prezzi alti, qui abbiamo avuto poca difficoltà a mantenere il nostro prezzo. Grazie, adesso noi ci fermiamo con un servizio di Rauscedo, poi un po' di pubblicità e poi riprenderemo, perché vi racconteremo perché si chiama la Yala. È una cosa bellissima, perché naturalmente tu vedi da un pezzo di legno
e che viene innestato e vedi nascere questa pianta che dopo tu la pianti in vigna e viene fuori l'uva, no? Parole semplici per spiegare la motivazione dei vivaisti di Raucedo, costantemente impegnati in uno dei passaggi più importanti per realizzare le barbatelle conosciute ed apprezzate in tutto il mondo. In questa situazione il callo è perfettamente, come vedete dalla barbatella, prodotto. Adesso bisogna che questo callo diventi lignificato e la condizione migliore perché questo callo diventi lignificato l'abbiamo in vivaio. Ecco perché le barbatelle dei vivai cooperativi di Raucedo escono dalle casse di forzatura per trovare dimora in pieno campo. Ma non tutti i campi vanno bene per ottenere il massimo della qualità. Ci vogliono terreni, diciamo terreni sciolti, in cui la componente di sabbia è principale. Allora, le barbatelle vengono messe a dimora tra maggio e giugno e rimangono nello stesso terreno fino a ottobre-novembre. Novembre avviene lo sterro e quindi restano per 5-6 mesi. Un lavoro paziente, sia la piantumazione che la manutenzione, per un mestiere che si tramanda negli anni. Più o meno sui 2 milioni di piante, 2 milioni, 2 milioni, sempre conforme alle richieste del mercato, naturalmente, che la cooperativa ci richiede. Ecco, quanti ettari vengono impiegati? Più o meno sui 20 ettari. Solo così le rese sono altissime. Più o meno siamo sull'80-85%, si arriva a fare anche il 90%, però per fare il 90% bisogna proprio che sia andata tutto quanto perfetto. Tutto questo con il massimo della qualità. E noi dobbiamo assicurare al viticoltore la purezza della varietà, dobbiamo assicurare l'identità clonale. E la purezza varietale è importante perché io non devo trovarmi, se pianto Glera o se pianto Merlot, una varietà nera sul bianco oppure sul Glera uno Chardonnay o sul Merlot un Glera, assolutamente. Quindi una squadra di specialisti, ampelografi, al mese inizio luglio inizia a fare il controllo visivo dei vivai e quindi deve intercettare eventuali piante inquinanti che vengono eliminate. Una ricerca continua del meglio, stimolata anche da una sana competizione tra soci. E la cooperativa ha funzionato bene, è diventata grande proprio grazie a questa competizione che c'è tra soci. Più barbatelle di prima scelta escono dal conferimento dell'Innesti Italea, della barbatella del socio, e più questo guadagna, perché la remunerazione, la liquidazione della cooperativa è fatta in funzione delle barbatelle di prima scelta conferite dal socio. Ecco perché i vivai cooperativi di Raucedo sono unici al mondo. Mediamente 100 milioni di innesti Italea messi a dimora ogni anno, significa 1100 ettari, nessuno al mondo può vantare questo potenziale produttivo. E poi sappiamo che questi innesti Italea, una volta che sono diventati barbatelle, vengono estirpati nel mese di novembre, partono e vengono messi a dimora, vanno a costituire vigneti in tutti i paesi viticoli del mondo, perché noi il 40% della nostra produzione la esportiamo in oltre 30 paesi. Seconda parte di Agricoltura Veneta, vi stiamo raccontando del Prošek e della polemica col mondo del Prosecco. Siamo all'interno di un'azienda lungo le Grave del Piave che ha puntato al biologico per la qualità in questo prodotto e siamo con Massimo Ombrion, titolare. Massimo, perché intanto la vostra azienda si chiama La Giara? Beh, La Giara è il termine dialettale di ghiaia. Come vediamo i nostri vigneti si trovano nella giara e in questa situazione la nostra tipicità è unica. Che differenza ha quella ad esempio delle colline del Prosecco? Beh, naturalmente il terreno, come possiamo vedere la ghiaia conferisce mineralità e salinità differenti da quelle che ci sono in collina. Direttore Iaconis, quindi differenza per terreno, per tipologia col Prošek, ci può dare veramente fastidio? Non credo proprio perché la tipicità del Prošek è diverso. L'unica cosa è che se i croati si inventano la bollicina Prošek, allora sì. Poi con la certificazione che loro cercano dall'Europa, potrebbe essere permessa la bollicina? Io credo di no. Ma comunque l'Europa ci sorprende sempre. Voi avete il 98% di vendita sui mercati stranieri, in particolare in Germania, dove è il primo mercato europeo per quanto riguarda il biologico, che è il vostro settore. Lì invece ci sono problemi seri in termini di tutela del marchio Prosecco. Lì scontriamo il maggiore problema, mi riferisco a quei famosi Prisecco, Marsecco, Pirnensecco, tutto quello con quella finale secco, che purtroppo
ancora oggi, io credo dopo 15 anni, ancora sono sui scaffali. Quindi la domanda è: quanto tempo rimarranno questi scaffali? La domanda è una buona domanda, non lo sappiamo. Comunque, come già detto prima, a noi non tanto ci preoccupa il Prošek, ci preoccupa questa roba qua. Grazie, adesso Renzo Gatto. Bardana, nome scientifico Arctium lappa, è quello che in dialetto chiamiamo petasacco. Perché? Perché ha quei semi con quelle protuberanze, quelli piccoli uncini che si appiccicano ai vestiti, ai pantaloni, ai calzini. Si utilizza questa pianta soprattutto nelle forme acneiche, nell'acne giovanili, nelle dermatiti. In medicina popolare trovo utilizzo anche come diuretico. Allora, intanto si utilizzano per la fitoterapia soprattutto le radici, che devono essere tagliate in maniera molto fine. Perché? Perché poi, una volta essiccati, diventano dure. Sono ricche in inulina, in mucillagini e altre sostanze. Si prendono 2,5 grammi di radice finemente tagliuzzata, si mettono in 150 ml d'acqua fredda, si lasciano lì per 2-3 ore, quindi si porta a ebollizione e si mantiene l'ebollizione per almeno 40-45 minuti. Si lascia raffreddare, si filtra e si beve. Possiamo mettere questo liquido anche su una garza e poi applicarlo. Anche le foglie possono essere utilizzate, si mettono 5-6 grammi in acqua fredda, si porta a ebollizione, in questo caso si mantiene l'ebollizione per quei 10 minuti, non di più, si strizzano le foglie, si lascia raffreddare e poi si imbibisce una garza e la si applica nelle forme appunto dell'acne giovanile. Quando noi lo facciamo la tisana, deve essere evitato dalle donne in gravidanza perché stimola le contrazioni uterine, evitare anche durante l'allattamento chiaramente. Un altro utilizzo sono le foglie nelle zuppe, nei risotti e in altre pietanze, sono molto appetibili. Per concludere, una curiosità. La NASA, per i suoi astronauti, hanno copiato quegli uncini di quei semi che abbiamo detto prima e hanno creato quello che noi utilizziamo praticamente tutti i giorni, il velcro. E allora Massimo, vediamo la qualità nella vostra produzione che parte da questo monitor. Questo monitor è un monitor per gestire praticamente tutti i cisternari, la temperatura, qui si controllano le fermentazioni, fondamentale nel periodo della vendemmia, poi serve solo per la gestione praticamente del mosto o del vino, e dipende dal prodotto. Adesso entriamo nella cantina. Questo è un produttore d'ozono, questo noi operiamo per praticamente igienizzare l'ambiente e i serbatoi. L'ozono ha la capacità di riuscire a sterilizzare dove tu con l'acqua non riesci ad andare, tant'è vero che viene adoperato nel sale operatorio, tanto per dire a che livelli siamo. Ecco, ma questa sterilizzazione fa bene o male al vino? Perché il vino ha dei lieviti e deve fermentare. No, questa sterilizzazione avviene per praticamente prima di introdurre il vino nei serbatoi. Ma questo ozono nell'atto pratico che cosa serve per chi beve un bicchiere del vostro vino? Serve a garantirti un prodotto di ottima qualità nel bicchiere. Cioè non cambia il gusto? Assolutamente no. Questo dà la garanzia che la fermentazione è avvenuta nei migliori modi possibili. E questa pompa racconta un'altra particolarità della vostra azienda, perché qui ci sono, diciamo, le cisterne. A 300 metri c'è, diciamo, l'imbottigliamento. Allora, noi lo trasferiamo con un enodotto, che non è altro che un tubo che parte da qui e passa sottoterra e arriva dall'altra parte. Ma questo enocondotto voi lo fate perché il vino va toccato il meno possibile? Certo, praticamente arriva, va trasferito da una parte all'altra della cantina senza alterare la sua temperatura originaria del serbatoio, ma di conseguenza il prodotto rimane integro perfettamente come parte dal primo serbatoio. Poi diciamo un'altra cosa, che qui dentro non c'è vino, c'è ancora succo d'uva. Sì, esattamente, noi da sempre manteniamo praticamente il mosto in cantina fino a un mese prima dell'imbottigliamento, in modo che nel mercato proponiamo un vino che non ha invecchiamento, è sempre fresco come fosse stato vendemmiato un mese prima praticamente. Grazie, adesso Adriano Favaretto e poi parleremo di prodotto e mercati. Vi ricordate quando abbiamo fatto la puntata della potatura degli alberi a ridosso della ferrovia? Adesso siamo arrivati, dopo aver recuperato un po' di legna grossa, a macinarne la legna. Chiaramente il posto era un po' a un gusto e una montagna di materiale, quindi la soluzione, abbiamo optato per questa soluzione, è una specie di fresa
la quale macera tutto quanto, come potete vedere dalle immagini, dal volume di materiale che c'è, macina tutto, frantuma tutto, e poi il tutto lo potete anche raccogliere per fare compost, mettere su una buca, mettere su una vasca, dove assieme alle foglie, all'erba della, del faggio dell'erba del giardino o foglie dell'autunno, mettete dentro e viene fuori un bel compost per i fiori e anche per l'orto. E avete visto il volume che c'era prima, e pian piano vedete che si sta abbassando tutto il volume che c'era. Diciamo che questo è un tipo di mezzo che si può usare sempre, diciamo. Così come vedete, questa macchina è ingombrante, sì, ma è più gestibile nella manovra, e il risultato è questo qui poi. Ecco, come potete vedere dall'immagine, il lavoro è finito, grazie anche a questo tipo di fresa. Una cosa che vi raccomando, durante le fasi di lavorazione non mettetevi mai dietro alla macchina, perché possono partire dei pezzi di legno e vi arrivano addosso senza neanche accorgervi. Mi raccomando. Giovanni Iaconis, parliamo di prodotti e mercati, partendo ovviamente dal Prosecco. Noi abbiamo tanti mercati di punta, la Germania, oggi possiamo dire anche la Francia. La Francia sta crescendo incredibilmente con numeri pazzeschi. L'Australia, dove siamo fortissimi, dove c'è anche il prodotto Prosecco, prodotto australiano. Nuova Zelanda e poi negli Stati Uniti, Canada. Diciamo che questi sono i nostri mercati maggiori. Ma in Francia, ad esempio, è come vendere del ghiaccio degli eschimesi? Sì, esatto, ma i francesi hanno potuto conoscere un po' più da vicino la cultura italiana, quella del pomodoro, mozzarella, olio d'oliva e prosecco. Quanto i francesi, in genere il mondo all'estero, apprezza il biologico? È una nicchia di mercato che sta diventando sempre più importante, e credo che si veda anche da quelli non biologici, che fanno anche qualche imbottigliamento di biologico. E il biologico, sì, ha un valore maggiore al tradizionale, però bisogna anche dire che non è facile, perché tanti pensano che sia facile, è un mercato difficilissimo. Quindi è vero, tendiamo ad averlo, a venderlo un po' di più, ma non è così facile. Cioè, noi siamo quelli che sperimentiamo anche, quindi noi abbiamo già da 15 anni ormai il zero assoluto, che è fatto di 100% glera, e che allora non si conosceva, che oggi è prosecco anche extra brutto. Abbiamo un pino grigio che abbiamo spumantizzato in rosato, che da noi, e posso dirlo, è il più caro addirittura del prosecco. Abbiamo un chardonnay classico, anche magari nella spumantizzazione Charmat Martinotti, però di quello che più andiamo fieri è il nostro Merlot Blanc de Noir Brut. Ecco, proprio di questo Merlot parleremo subito dopo le previsioni del tempo. Le temperature a carattere temporalesco che si sono verificate tra giovedì sera e venerdì mattina sono state in qualche modo salutari, ottime, positive, perché hanno fatto calare bruscamente il tasso d'umidità, che era diventato veramente alto su tutte le nostre zone, almeno in pianura. Infatti il vapore acqueo, che è quello che dà l'umidità, che è sospeso nei bassi strati dell'atmosfera, è precipitato. Quindi sabato di nuovo una giornata tersa, cielo limpido, insomma un tipo di tempo più piacevole senz'altro. Fatto evidente, messo anche, si può vedere anche dalla carta del tempo, l'aumento, la rimonta dell'anticiclone su tutte le nostre zone. È un anticiclone che ci protegge, vedete come mancano i sistemi perturbati, quindi in poche parole tempo stabile. All'orizzonte però vedete un sistema perturbato già ancora sull'Atlantico, si va portando sulle coste, e questo per martedì, insomma lunedì, giornata martedì, quindi ancora avanti, scenderà su di noi, e qui avremo un paio di giorni di tempo instabile. Ma più in dettaglio prevediamo quindi per domenica, soprattutto il pomeriggio, un'attività cumuliforme che su rilievi, a ridosso dei rilievi, potrebbe dare qualche precipitazione temporalesca. Per lunedì ancora tempo stabile, poi da martedì, come dicevamo, ecco, l'anticiclone, diciamo, si distrae, si attenua, ne approfittano subito correnti occidentali di origine atlantica, in cui si inserisce sostanzialmente un sistema perturbato che scorrerà su di noi, ecco, darà soprattutto effetti temporali
temporaleschi in modo molto irregolare per un paio di giorni, due o tre giorni, poi di nuovo per fine la prossima settimana tempo stabile, temperature 31, 32, anche 33 gradi la prossima settimana, con tasso di umidità però fortunatamente un po' inferiore, anche se poi tenderà a crescere, quindi l'estate continua, ripeto, con caratteristiche tipiche della stagione estiva, ma si conferma ancora una volta il vero cambiamento di questi ultimi anni, di questi ultimi due o tre decenni, cioè estate sempre più calde. 30 anni fa, 40 anni fa era diverso, diciamo, raggiungere in pianura i 30 gradi d'estate erano episodi qualche volta, diciamo, più ricorrenti, ma mai così fissi, così definitivi come in questi ultimi anni. È tutto. Questo, diciamo, è il vostro prodotto del presente barra futuro. Io non credo di trovare sui mercati un Merlot Blanc de Noir. Vuol dire bianco fatto da uve nere. Metodo Charmat Martinotti in brut con circa 7 grammi zuccheri. Quindi è un prodotto molto piacevole, molto bevibile, facile, perché poi alla fine la nostra filosofia, comunque sia un Chardonnay o un Merlot, è come un prosecco per noi, cioè noi cerchiamo di creare una bollicina facile da bere. E secondo il direttore Iaconis abbiamo parlato del Merlot bianco, invece con Massimo Marion, che è il titolare, parliamo di questo una bottiglia, un albero. Che iniziativa è? Questa è un'idea che praticamente dà la possibilità a chi acquista una bottiglia di vino di poter piantare un albero in Etiopia, in Ruanda. Segue la nostra filosofia da sempre di quello che è il nostro del biologico e quello che è il rispetto per la natura e la tutela dell'ambiente, quindi questa è un'ennesima prova di quello che può essere la nostra forza a livello mondiale. Noi partiamo sempre dall'idea che lavorare sulla qualità e la tutela dell'ambiente sia una formula vincente, e quindi sicuramente non abbiamo paura della parola Prosek. Grazie Massimo Marion. Si chiude qui questa puntata di Agricoltura Veneta. Come sempre l'ultima parola la lasciamo a Ivano Camarin e al gruppo folcloristico trevigiano, e come sempre noi ci vediamo la prossima settimana. Sono qua per portare il pan! A me bunea ho detto anche a bicicletta che è fatta apposta per i panettieri per portare il pan, come che vedete. Sto sacchetto si chiama a corba, che non è altro che a intimea dei cuscini o a fodra dei cuscini. Questo era il sacchetto per mettere il pan. Questa si chiama a testa, fatta su sta maniera qua, un po' a bigol, disemo, una bella pagnotta. Perché è grande? Perché una volta mi faceva il pan ogni giorno, quindi facciamo il pan grosso, grande, in modo che si mantenga di più. E dopo si sentiva, qui era sentaia a toia, perché i fomei era grande. Mi raccomando, tanto con panasego, cosa vorrei dire? Tanto pan, perché purtroppo una volta a sostanza, magari sono piccolo e c'ho toeta, gli mangiavo in 7 odi. Purca, prima di andare via però bisogna che me noto sul libretto. Dopo mi costò il libretto qua, a fine mese vado a parona Ida e gli dico: signora Ida, guarda che bisogna che fermo i conti. E ora sì, mi fa vien. Però dopo mi dice: posso fare un poco di baratto? E ora ho un compromesso, e così incontento mi e incontento anche a signora Ida. Poria a sarve e saudarve con un proverbio importante di una volta, che se pan e nose se mangiar da dose. Poria dire che con poco delle volte bisogna incontentarsi, perché se ora toia quello che era una volta. Vi saluto e alla prossima. Stiamo bene e grazie. Avanti sempre!